Allora, deve essere molto chiaro alcune cose. Pensate a questo treno qua, a questo treno, questo razzo. I motori sono accesi, sta accelerando rispetto a un osservatore che lo vede passare. Immaginate che quindi l'osservatore che vede passare sto razzo è un sistema di riferimento inerziale. Quindi per l'osservatore iniziale lui vede questa particella, immaginate che le pareti della navicella siano trasparenti, io vedo quella particella non essere soggetta ad alcuna interazione, non c'è nessun corpo materiale vicino con cui interagisce, non interagisce gravitazionalmente con nessuno, non interagisce elettromagneticamente con nessuno, quel corpo dovrebbe avere velocità costante. Allora immaginate questo corpo visto da voi che osservate la scena, voi siete qui, assegnate a questa particella qui a Vx uguale a 0, ok? Lui è fermo. Chi è sul razzo cosa vede? È evidente che vede la particella avere una velocità che non è affatto 0, ma soprattutto vede che il corpo non ha una, come no, un'accelerazione. D'accordo? Se questo oggetto qui, faccio meglio sto uomo, questo qui vede la velocità x uguale a 0 e l'accelerazione x uguale a 0, cioè supponete che lui lo veda a 0, supponete che veda la particella ferma e con accelerazione nulla. Chi è sul razzo invece cosa vedrà? Vedete voi stessi della formula. Se questo è 0, questo non lo è perché c'è la velocità del razzo. Se questo è 0, questo non lo è perché c'è l'accelerazione del razzo. Quindi chi è sul treno vede questo oggetto accelerare in quella direzione. Se il razzo sta accelerando di là, questo lo vede, vede l'oggetto accelerare in direzione opposta. D'accordo? Quindi è chiaro che in questa descrizione che io vi ho appena detto dell'osservazione sperimentale, sul treno, se questo fosse all'interno di un razzo con i motori accesi e il razzo sta accelerando di là, cosa vedrebbe questo signore all'interno del razzo? Non direbbe che le accelerazioni sono antiparallele. Anche se i due corpi stanno interagendo, perché adesso sto facendo uno scenario in cui ho due corpi e stanno interagendo. Lui, in cima a queste accelerazioni, vedrebbe anche quello del razzo. Quindi se il razzo, per esempio, è di là, con l'accelerazione A, se questa è l'accelerazione A del treno, chi è sul treno, sul razzo, vede un'accelerazione di là pure, opposta a questa, analoga a questo disegno, pensateci. Quindi questo treno sta accelerando in questa direzione, quindi ho due frecce, una freccia che rappresenta la velocità del treno e una freccia doppia che rappresenta l'accelerazione del treno, ok? L'accelerazione da chi è sul treno vede questo, quindi io vedrei l'accelerazione, diventerà più chiaro più andiamo avanti. Questo è meno A, questo è meno A, e quindi casomai questo corpo ha un'accelerazione che è la somma di queste due frecce, quindi uno dovrebbe farsi la sua somma vettoriale. Qua. Questo è l'accelerazione che vedrebbe il corpo 1 e questo è l'accelerazione del corpo 2. Come vedete, questa accelerazione qua e questa non sono antiparallele. Perché? Perché il razzo non è un sistema di riferimento inerziale. E quindi in cima alle accelerazioni indotte dalla interazione con un compagno di viaggio c'è anche l'accelerazione cambiata di segno che viene dal fatto che il razzo è in accelerazione. Mi seguite? Ok, quindi meditate su questo. E di quindi come questo disegno si semplifica, la fisica si semplifica se sono in un sistema di riferimento inerziale. Perché se sono su un treno o su un razzo che è a velocità costante, l'accelerazione del treno, del razzo, continuo a parlare di treno, l'accelerazione del razzo è zero, quindi questa sparisce, rimane solo quella che viene dalla interazione col compagno di viaggio. E quindi l'antiparallelismo delle accelerazioni
indotte con un compagno di interazione è vera solo se il sistema di riferimento è inerziale. Siamo d'accordo? Pensateci. Quindi rifaccio il disegno. È molto importante questo. Quindi questo è un sistema, è un razzo con i motori spenti che sta viaggiando a velocità costante, non sta accelerando. Due corpi interagiranno, ci sono tante modalità di interazione, nella fisica faremo noi, saranno essenzialmente di tipo attrattivo e repulsivo, e quindi se per caso è repulsivo, il disegno che ho fatto prima, questo è l'accelerazione nel corpo che voi misurate col corpo 2, questa è l'accelerazione che voi misurate nel corpo 1, nell'ipotesi che questi fossero di un rapporto di 2 a 1, e questa ha un'accelerazione doppia di questa, deduco che questa ha una massa doppia di quella, o che questa ha una massa che è metà di quello, vedetela come vuoi. Sicuramente non hanno la stessa massa, perché hanno un modo di accelerazione diverso. Quindi presi due corpi in interazione e in un sistema di riferimento inerziale, sono antiparallele in un sistema RIF inerziale. Ok, questo è vero in un sistema di riferimento inerziale. Quindi a partire da questa esperienza, che è un'osservazione sperimentale, si fa una definizione, e ve l'ho detto, si dice che il corpo 2 ha una massa che è quindi è, l'accelerazione del corpo 1 diviso l'accelerazione del corpo 2 m1. Ok? Posso esprimere la massa di uno dei corpi in unità dell'altra guardando il rapporto inverso dell'accelerazione. Quindi nella misura in cui l'accelerazione è 2 e due volte questa qua, questa ha una massa che è metà di questa. Ok? Quello che accelera meno ha una massa maggiore, quello che accelera di più ha una massa minore. D'accordo? Quindi vedete che la A1 è due volte la A2, e quindi con questo disegno io concludo che questo è due volte la A2. Poi c'è un'altra osservazione sperimentale, che questa, attenzione, è una definizione. Questa osservazione, questa invece è una definizione. Definizione. Ok? È una definizione. Provo a fare una cosa del genere. Poi dico, poi scopro sperimentalmente, quindi questa è un'osservazione, che questa definizione è buona nel seguente senso, che il rapporto di massa non dipende dalla velocità dei corpi. Che non è, non è affatto, cioè va verificato, no? Che voi ottenete, se questo corpo e questo corpo stanno muovendosi a velocità piccola, ottenete un numero. Guardate le accelerazioni. Cos'è l'accelerazione? La derivata della velocità. Quindi la velocità può essere piccola e avere una grande derivata, no? Quindi immaginate di misurare il rapporto di massa a basse velocità. Ottenete un numero. Per esempio, che questo è due volte m1. Poi lo fate a velocità più alta, diversa. Cioè fate interagire i due corpi lanciandoli uno verso l'altro con velocità diverse. Verrà fuori lo stesso rapporto di massa? Sperimentalmente sì. Sperimentalmente il rapporto di massa non dipende dalla velocità. Attenzione, questa qui a alte velocità, dove le velocità cominciano a essere percentuali importanti, velocità della luce, non è vero. Ok, quindi questa è fisica di Newton. Newton qua, fisica di Newton, bassa velocità. Quindi cosa sto dicendo? Se voi prendete due corpi, per esempio
due cariche positive e li tenete fermi e poi li fate interagire lasciando la presa, ovviamente uno magari schizzerà di là, l'altro schizzerà di là. Questo accelera a 2 metri al secondo di là, questo accelera a 10 metri al secondo di là, Chi ha più massa? Questo qui! No? Questo qui. Chi è chi ha più massa? Quello che accelera meno! Quindi è questo che ha più massa. Ma quanta più massa ha rispetto all'altra? Se questo è 2 metri al secondo e questo è 10 metri al secondo allora questo ha una massa che è 5 volte questa qua. Questo è l'esperimento fatto partire da fermi, d'accordo? Allora fate lo stesso esperimento in cui li lanciate, che so, nella vostra direzione. Stanno viaggiando alla stessa velocità, ovviamente si separeranno perché si stanno respingendo. Voi misurate la variazione della velocità di questo, velocità è un vettore, misurate l'accelerazione di questo, l'accelerazione di quello e trovate, che so, 10 metri al secondo come modulo di accelerazione di questo. Cosa troverete di qua se la massa non dipende dalla velocità? Troverete 5 volte l'accelerazione se la massa non dipende dalla velocità. Quindi sperimentalmente si vede che il rapporto di massa non dipende dalla velocità. Ok? Fisica di Newton. Quindi questa è una osservazione che ci conforta, ci dice: ah, abbiamo fatto una buona definizione. Per cosa si serviva questa definizione se poi cambiava, bastava sbilanciare i corpi con velocità diverse? Vi rendete conto? È importante questa affermazione qua. È un risultato sperimentale, non è ovvio che questo avvenga. Alle basse velocità, confronto alla velocità della luce, avviene. È una delle cose che viene a mancare quando si fa fisica di Newton. Ok? Quindi questa è una buona definizione. Osservazione, questa è la parte più difficile da spiegare. Questa qua è una osservazione che sto per raccontare. Quindi se volete al commento della 3 mettete quindi la 2 è una buona definizione. Cioè serve qualcosa. Una definizione che non è buona e una non serve a niente, no? Io definisco le cose tutti i giorni. Fare definizione è facile, farne le definizioni utili non è facile. Ma... questa è un'osservazione. Vediamo come raccontarla. Faccio spazio qua. Buona quella caramella. Allora, faccio due esperimenti nello stesso sistema di riferimento. Di che tipo? Iniziale. Cos'è il sistema di riferimento iniziale? Di chi? E cosa deve avere questo corpo per la velocità costante? Deve essere solo, non in interazione con chi che sia. Allora, questo è un sistema di riferimento. Immaginate che ci sia il corpo 1 e il corpo 2, ok? E stanno interagendo. Questo è il primo esperimento. Quindi fate un primo esperimento in cui la 1 la piazzate qua, la 2 la piazzate qua, li fate interagire e vedete la cinematica. Secondo esperimento, questo è il primo. Secondo esperimento. Il corpo 1 è qui, il 2 non c'è, e c'è un altro corpo, il 3. Quindi state introducendo un terzo corpo. Come nei rapporti umani, i rapporti a 3, i famosi rapporti a triangolo, sono quelli più interessanti, no? Ragazzo, è possibile anche questo. Ragazzo, ragazza, e il terzo, di sesso non ben specificato. Quindi metto tratteggiato la posizione della 2. La 2 non è qua, come la 3 non è qua. Ok? Va bene? Quindi questo esperimento voi cosa misurate?
misurate l'accelerazione della particella 1 a... comincerò a usare una notazione. Siccome il corpo 1 sta interagendo con la 2, il corpo 1 sta interagendo con la 2 in questa notazione, io scriverò con dei pedici questa informazione. Dirò che l'accelerazione 1 dovuta all'interazione con la 2. Qualcuno ha problemi con questa notazione? Io lo leggo da sinistra verso destra. Su certi libri leggono i pedici in direzione opposta. Io intendo, questa è l'accelerazione che la 1 ha per effetto dell'interazione con la 2. Questa è l'accelerazione che la 1 ha per effetto dell'interazione con la 3. D'accordo? Adesso faccio il terzo esperimento in cui nell'universo tu c'ho tutte e tre. Quindi ho la 1 qui, la 3 qui e la 2 qua giù. Ok? E osservo sperimentalmente la seguente cosa, che è molto importante. Osservazione. Che l'accelerazione che la 1 ha, vedete che sto usando un unico pedice adesso, perché non mi sto ponendo il motivo, sto dicendo cosa fa la 1 in questo scenario qui. Questo è un esperimento in cui la 1 sta interagendo solo con la 2, questo è uno scenario in cui la 1 sta interagendo solo con la 3, questo adesso la 1 sta interagendo sia con la 1 che con la 2, d'accordo? E mi chiedo, cosa fa la 1? L'accelerazione della 1, osservazione sperimentale. È che l'accelerazione della 1, quando c'è presenza sia della 2 che della 3, è uguale alla somma dell'accelerazione che la 1 aveva quando interagiva solo con la 2 più l'accelerazione che la 1 aveva quando interagiva solo con la 3. Ok? Questa è un'osservazione sperimentale. Quindi se per caso, mettiamo delle frecce qua, se per caso, che so, questa è la freccia della 1 che della A1-2. Immaginate che questo sia attrattivo. A1-3. Ok? Quindi il disegno dovrebbero essere fatti uguali, eh? Io lo faccio con una certa precisione artistica, voi fatelo di più. Qual è l'accelerazione che la 1 vede? L'affermazione è che l'accelerazione della particella 1 è la somma di quelle due frecce. Quindi io riporto questa freccia qua, ovviamente, ripeto, se il disegno è fatto bene, poi riporto questa freccia qui, e l'accelerazione sul corpo 1, quindi questa qui ho riportato A1-2, questo, oh, scusatemi, ho numerato male, giusto? Questo è la A1-3. E la A1, cioè l'accelerazione complessiva, è la somma, è una cosa che va in questa direzione. Ok? Ovviamente, cosa fa la 2? Cosa fa la 3? Mi scrivo qua. Perché non mi interessa solo la 1, no? Quindi la A1 è uguale alla somma di A dovuta alla 2 più la A sulla 1 della 1 dovuta alla 3. Poi ho l'accelerazione della particella 2. Cos'è? È l'accelerazione della 2 dovuta all'interazione con la 1, vedete come sto leggendo, più l'accelerazione della 2 dovuta all'interazione con la 3. L'accelerazione della 3 è uguale all'accelerazione della 3 dovuta alla 1 più l'accelerazione della 3 dovuta alla 2. Quindi voi potete completare il disegno se impegnatevi sulle altre frecce. Per esempio, in questo primo esperimento, quando c'è solo la 1 e la 2, voi sapete qual è l'accelerazione della 2. Perché sapete che deve essere antiparallela alla 1 e sapete anche che il modulo che disegnerete qui
dipenderà dalla massa relativa tra quei due. Quindi se hanno la stessa massa, allora la freccia qua è uguale a quella freccia. Se questo corpo ha una massa che è doppio di quella, allora la freccia qua è metà di quella. Analogamente qui, una cosa è certa, l'accelerazione gara 3 è sempre dovuta all'interazione gara 1, è antiparallela a questa, ma il suo modulo dipenderà dal rapporto di massa tra 1 e la 3. D'accordo? Quindi siete voi a imporre, a fare un disegno, quindi vi sfido di fare un disegno in cui, che so, il corpo 1 ha, che il corpo 2 è, che so, due volte il corpo 1 e il corpo 3 è uguale, che so, a due volte il corpo 2, quindi vedete che il corpo 3 ha quattro volte la massa della 1, no? Questi ovviamente implicano questo. Quindi con quella scelta di massa disegnate delle frecce che abbiano, che siano corrette. È uno scritto questo. Disegnate delle frecce e in modalità tutta repulsiva. Adesso qua ho fatto che questa era repulsiva e questa era attrattiva. Fate quello che volete. Tutta repulsiva, tutta attrattiva o un misto attrattivo e repulsivo. E fate un disegno che tiene conto dei rapporti di massa e che quindi le frecce devono essere costruite in questo modo, devono essere antiparallele e devono avere il modulo corretto in scala, il disegno va fatto in scala, capito? Sfidatevi, se, non, se vi perdete in questo vuol dire che non l'avete capito. E a quel punto fate la somma vettoriale, delle, cioè disegnate, evidenziate con il costo rosso che so, l'accelerazione del corpo 1 inteso in questo senso, l'accelerazione del corpo 2 inteso in questo senso e l'accelerazione del corpo 3 inteso in questo senso. Fate un disegno, sfidatevi a farlo. Quinta affermazione e ultima. La quinta è una definizione. La quinta è una definizione e la quinta dice: ok, dalla definizione 2, dalla definizione di prima, ecco che potete assegnare le masse ai corpi in una unità, per esempio della massa 1. Per esempio, se voi fate questo disegno, vedete che il corpo 2 ha due volte la massa 1 e il corpo 3 ha quattro volte la massa 1. Quindi, scegliendo M1 come l'unità di massa, avete definito le masse del corpo 2 e del corpo 3, d'accordo? Quindi, definizione. La massa del corpo 1, quindi devo cercare di dirlo in maniera semplice. Allora partiamo così: questo è il vostro laboratorio iniziale, questo è il corpo 1, la fate interagire con un corpo standard, per esempio il chilogrammo nel museo in Francia da qualche parte, eh? Scelto come unità di riferimento da Napoleone e dei suoi, del suo regime. La fate interagire col corpo standard, eccola qua. Quindi determinate la massa, quindi questo è un esperimento preliminare. Determinate la massa e le unità che piace a voi, i chilogrammi dei vostri corpi, del corpo 1, del corpo 2, del corpo 3. Perché se non scegliete lo standard, tutt'al più potete dire una cosa del genere, che il corpo 2 è due volte la 1 e il corpo 3 è quattro volte la 1. Invece usate uno standard, siamo un sistema internazionale, usate il chilogrammo. Quindi fate degli esperimenti preliminari e determinate la massa dei corpi 1, 2 e 3. La corpo 1 ha una certa massa, un certo numero di chilogrammi, perché l'ha fatto interagire con il chilogrammo. Quindi determinate la massa del corpo 1, che è uguale a tot chilogrammi, va bene? Definizione: la massa del corpo 1 che avete determinato precedentemente per l'accelerazione in questo scenario qua, quindi state facendo un esperimento a più corpi adesso, quindi avete un esperimento con tre corpi, avete preventivamente misurato le masse dei singoli corpi, quindi conoscete M1, conoscete M2, conoscete M3, li mettete nel laboratorio, stanno interagendo in maniera complicata e guardate cosa fa la corpo 1, che accelerazione ha? Ha questa accelerazione qui. Allora, la massa del corpo 1 precedentemente misurato moltiplicato per l'accelerazione che il corpo 1 ha quando è in presenza dei corpi, quindi adesso l'esperimento è questo, 1, che era questo? La 3 e questo era la 2.
L'accelerazione che vedete avere questo signore qua, massa 1 per A1, si chiama la forza totale che sta agendo sul corpo 1. Questa è la definizione di forza. Qual è la forza che sta agendo sul corpo 1? È la massa che conoscete del corpo 1 perché l'avete misurato prima, moltiplicato per l'accelerazione che esso ha in quel momento, in quell'esperimento, con 3 corpi, 1000 corpi... La massa del corpo 1 per l'accelerazione che osservate è la forza che sta agendo sul corpo 1. La forza totale sul corpo 1, se volete potete scriverlo così, perché è una definizione. Sto leggendo da sinistra verso destra. La forza sul corpo 1, quindi questa è la forza, sono tante parole, la forza complessiva. Potete usare la forza netta, potete usare la parola risultante, la forza totale, fate quello che volete. Questa è la forza totale, oppure la forza risultante, oppure la forza netta, oppure complessiva, che sta agendo sul corpo 1. Cos'è? È la massa del corpo 1, misurato prima, per l'accelerazione che ha in quell'esperimento che state facendo. Che forza c'è sul corpo 1 in questo esperimento? Misurate la sua accelerazione. È un vettore l'accelerazione, lo moltiplicate per la massa e avete la forza. Cos'è la massa? Ecco cos'è la massa. La massa è fate interagire il corpo con una massa, con un oggetto standard. L'oggetto standard che ha la sua massa è chiamata un chilogrammo o un qua qua qua. Allora la massa del vostro corpo sarà 3 qua qua qua. Cosa vuol dire 3 qua qua qua? Vuol dire che quando lo fate interagire con un corpo standard avrà un'accelerazione che è un terzo di quello del corpo standard. Cos'è una massa? Guardate le accelerazioni. Cos'è una massa inerziale? Vi ricordate, avevo detto che era la massa, era la definizione di rapporto di massa inerziale. La massa inerziale cos'è? È quello che si ottiene guardando i moduli delle accelerazioni e facendo il rapporto inverso. Quello è la massa. Cos'è un chilogrammo? È un'unità di massa. È come si assegna un chilogrammo a un corpo X, lo si fa interagire con un corpo standard di un chilogrammo a cui è stato assegnato il valore di massa un chilogrammo. Quindi se questo ha un modulo di accelerazione 3 volte avrà una massa che è un terzo. Se ha un modulo di accelerazione che è 10 volte quello del corpo standard, allora ha una massa che è un decimo di quello standard, cioè diremo di un decimo di chilo. Deve essere molto chiaro questo. Quindi questo qua, se io vi chiedo cos'è la massa, dovete essere pronti a rispondere. Avremo diversi modi durante il corso per misurare la massa del corpo. Questo cos'è? Questa è l'accelerazione che voi osservate con i vostri strumenti di misura. Quindi guardate cosa succede. A valle di questa definizione, dove posso scrivere? Cancello qua. Per esempio, prima cosa, facciamo un caso in cui ci sono solo due particelle. Di nuovo è un sistema di riferimento inerziale, quindi se ho un corpo isolato non ha accelerazione, è velocità costante. Se ho un corpo che interagisce con un altro, questo è il corpo 1 e questo è il corpo 2, cosa so? So subito che le accelerazioni sono antiparallele, quindi che ho A2 è antiparallela a A1. Ma questa mi sta dicendo una cosa interessante. La forza sulla particella 1 è uguale alla massa. Attenzione, deve essere chiaro, magari dirò molto rapidamente visto che il tempo vola. Supponiamo che io disegni questa l'accelerazione e questa l'accelerazione. Facciamo che sia due volte, una volta come prima. Più o meno, dai. Queste frecce qua che ho disegnato sono le frecce dell'accelerazione.
Adesso disegnatemi la freccia delle forze. Guardate. Cos'era? Questo era la forza di massa, giusto? Giusto? La definizione del rapporto di massa era questo. Quindi è evidente che io posso fare così. E quindi, siccome la forza, per esempio, sul corpo 1, per definizione è questo, qual è il modulo di questo? I rapporti di massa sono numeri positivi, vedete che è il rapporto di moduli, quindi il rapporto di massa è un numero positivo. Quindi se io per definizione prendo la forza così, il modulo di questo vettore è banalmente così, quindi questa qua, questa affermazione che viene da come abbiamo definito il rapporto di massa, se la scrivo così, cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo che i moduli delle forze sono uguali. Cioè che la forza che il corpo 2 sente dovuta all'interazione con la 1 è uguale al modulo della forza che la 1 sente dovuta alla 2. Qua faccio uso dei due pedici perché ovviamente sto per passare a un problema di 3 corpi, 4 corpi, 5 corpi. Quindi questo sto dicendo che questa è la forza sul corpo 2, ma perché la corpo 2 sta accelerando? Perché sta interagendo con la 1, no? Quindi questa è la forza che la 2 sente per effetto dell'interazione con la 1 e questa è la forza che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 2 e la definizione del rapporto di massa mi sta dicendo che i moduli delle forze sono uguali e l'antiparallelismo, il fatto che la A2 e la 1 puntano in direzioni opposte può essere assieme a questa affermazione tutto scritto in questo modo, che la forza che la 2 sente per effetto di interazione con la 1 è uguale a meno la forza che la 1 sente per effetto di interazione con la 2. Questa affermazione qua condensa, ah che bello, esprime sia l'antiparallelismo che l'uguaglianza dei moduli. Ok? Quindi questo mi sta dicendo. Il corpo 1 sta interagendo col corpo 2. Siamo in uno scenario di due corpi. Ok? Il corpo 1 sta interagendo col corpo 2. Le accelerazioni saranno in generale di modulo diverso. Però direzioni opposte. Ma in generale di modulo diverso. Definisco la massa in questo modo. Rapporto di massa in questo modo. E con questa definizione, automaticamente, con l'ulteriore definizione che è una forza e massa per l'accelerazione, l'antiparallelismo e la definizione di massa mi sta dicendo che i moduli delle forze sono uguali e l'antiparallelismo mi dice che le forze sono in direzione opposta. Quindi, la forza che la 2 sente perché sta interagendo con 1 è uguale e opposta alla forza che la 2 sente per effetto di interazione con la 2. E questa qua, tra amici, è chiamata anche la terza legge di Newton, no? Giusto? Come si recita la terza legge di Newton? A ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. Molto più bella scriverla così. Uguale. E chi, guardate, la 2... Questa è la forza che la 2 sente per effetto dell'interazione con la 1 e questa è la forza che la 1 sente per effetto dell'interazione con la 2. Guardate i pedici. Ok, adesso mettete un terzo signore in gioco. Cosa succederà? Ah, aspettate, stavo per farlo, poi mi sono distratto un attimo. Questa è la freccia dell'accelerazione, questa è la freccia dell'accelerazione. Se io vi chiedo di disegnare le frecce delle forze, adesso le forze devono avere uguale modulo. Le accelerazioni non hanno uguale modulo in generale e avranno uguale modulo solo nel caso speciale che il corpo 1 e il corpo 2 abbiano la stessa massa. Se non hanno la stessa massa, le accelerazioni non hanno uguale modulo.
Ma se io vi chiedo di disegnare le forze hanno uguale modulo, quindi prendete un gesso di colore diverso e questo sarà per esempio la forza che il corpo 2 sente per effetto della 1 e una volta che avete disegnato questo siete obbligati a disegnare la freccia che rappresenta la forza che la 1 sente per effetto della terza con la 2. Siete obbligati, non siete più liberi. Quindi se questo l'avete disegnato così, voi siete obbligati a disegnare così. È importante questo fatto. Le accelerazioni in generale non saranno di modulo uguale, ma le forze sì. Molto importante questo fatto. Adesso mettiamo il terzo corpo. Allora, per aiutarci a capire cosa sta succedendo, io userò una convenzione grafica. Quando ho due corpi e voglio in qualche modo tenere d'occhio la loro interazione, tirerò un segmento tenue che li congiunge. Ok? Quindi, non voglio sporcare questi disegni, questi sono due corpi, rappresenterò questo segmento qui come una interazione. Perché tante volte mi verrà da chiedermi quante interazioni ci sono, per esempio se io ho due corpi, quante interazioni ci sono? Una interazione è un rapporto bilaterale, quindi quanti rapporti bilaterali ci sono tra due corpi? Uno. Se ho un terzo corpo, quanti rapporti bilaterali ci sono? C'è questo, c'è questo, c'è questo, ce ne sono tre. E se ho quattro corpi? Quante interazioni bilaterali ci sono? Allora, ho questo con questo, quindi questo è la 1, la 2 e la 3 e poi c'ho una 4, quindi ho la 1 con la 2, ho la 1 con la 3, ma ho anche la 1 con la 4. Poi ho la 2 con la 1 ma l'ho già contato, ecco che la linea c'è già. Ho la 1 con la 3 ma l'ho già contato, la linea c'è già. Poi c'è la 2 con la 4 che devo ancora disegnare e quindi la disegno e lo conto. Poi c'ho la 4 con la 3, quindi quante sono le interazioni bilaterali tra tre corpi? Quindi avete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quante ce ne sono tra cinque corpi? Potete capire che il quinto corpo interagisce con la prima, interagisce con la seconda, interagisce con la quarta e con la terza. Un sesto? No? D'accordo? Vedete, il numero di interazioni bilaterali, di rapporti bilaterali, cresce molto rapidamente al numero delle particelle. D'accordo? Prima cosa notare. Quindi, prima cosa, tiro... tanto per guidarmi nel disegno. Quindi ho queste tre interazioni. Questo è il corpo 1, la 2, era la 3 questa. Sono esitante a scrivere perché poi so che devo cancellare perché adesso sto per disegnare le frecce. Facciamo in modo che siano tutte una modalità puramente repulsiva, li va? Tanto per fissare le idee. Quindi, supponiamo che questo è il corpo 1, io adesso, siccome l'accelerazione del corpo 1 è per l'osservazione sperimentale, è un risultato sperimentale questo, è la somma delle accelerazioni del corpo che il corpo 1 avrebbe se interagisse. Solo con la 2 più l'accelerazione che la 1 avrebbe se interagisse solo con la 3. Questo è un esperimento ipotetico in cui c'è solo la 2, questo è un esperimento ipotetico in cui c'è solo la 3, e l'esperimento vero in cui c'è sia 2 e 3 è la somma di quei due risultati. È un risultato sperimentale questo. Quindi chiamiamo questa l'accelerazione che ha il corpo 1 per via della interazione con la 2.
E immaginate che questa sia l'accelerazione che ha per effetto dell'accelerazione sul corpo 3. Mettiamo che la massa del corpo 2 sia due volte la massa del corpo 1, poi magari mi pentirò di queste scelte. Due volte m2, e quindi stiamo essenzialmente dicendo che questo è uguale a 4 volte. Quindi, se questa è l'accelerazione del corpo 1, questo qua cosa deve avere? Un'accelerazione che è metà di quella, giusto? Se questa ha una massa che è doppia di questa, allora l'accelerazione che la 2 avrebbe se interagisse solo con la 1 sarebbe metà di questo. E vedete che comincio a pentirmi di aver scelto le frecce in questo modo. Questo qua ha la pretesa di essere metà di questa. Se questa è l'accelerazione del corpo 1, se avesse interagito solo con la 3, allora se la 3 ha una massa 4 volte, per fortuna questo l'ho fatto abbastanza lungo, perché devo prendere metà della metà, quindi sarà una cosa del genere. Siete d'accordo finora? Adesso immaginate che devo fare l'interazione con la 2 e con la 3. Quindi la 3 ha due volte la massa della 1, quindi disegno a caso un'accelerazione, per esempio questa qua. Stiamo dicendo tutto repulsivo, quindi facciamo che questa sia l'accelerazione. Quindi questa qua, meglio mettere le quote, questa è l'accelerazione che la 3 ha dovuta alla 1, questa è l'accelerazione che la 3 ha dovuta all'interazione con la 2, questa è l'accelerazione che la 1 ha dovuta all'interazione con la 3, questa è l'accelerazione che la 1 ha dovuta alla 2, questa è l'accelerazione che la 2 ha dovuta alla 1. Adesso, avendo tirato questo a caso, sono obbligato a disegnare l'accelerazione che la 2 ha per effetto di interazione con la 3. E che, come deve essere? Aiutatemi a non sbagliare. Se questa ha una massa che è doppia di questa, questa avrà l'accelerazione doppia. Quindi se è così, più o meno. Siete d'accordo? C'è qualcuno che non è d'accordo con me? D'accordo? Qual è la forza sulla particella 1? Per definizione, la forza sulla particella 1 è uguale alla massa del corpo 1, che è stata determinata in un esperimento speciale precedente di calibrazione, per l'accelerazione del corpo 1. Ma l'accelerazione del corpo 1 cos'è? È per l'appunto questa scomposizione qua. Quindi ho m1 che moltiplico la a della 1 dovuto all'interazione solo con la 2 più la a per l'accelerazione del 1 solo da 3. Questa la chiamo così. Questa qua la chiamo la forza che la 1 sente per interazione solo con la 2 più la forza che la 1 avrebbe solo se avesse interagito solo con la 3. Vedete? Sto usando la nostra definizione. Però coi pedici, cioè la forza che la 1 sente solo dovuta alla 2 è la massa del corpo 1 per l'accelerazione che la 1 avrebbe se avesse interagito solo con la 2. Deve essere chiaro quello che state facendo. Vediamo se il mio cellulare funziona adesso. Non capisco perché ogni tanto va ci lecca. Meno 2 minuti. Poi proseguiamo sul pomeriggio, almeno scrivo giù la forma. La forza sul corpo 2 cos'è? Con la stessa logica, è la forza che il corpo 2 avrebbe se avesse interagito solo con la 1, più la forza che avrebbe la 2 se avesse interagito solo con la 3. È la generalizzazione di questa notazione. È la forza che la 3 sente, è uguale alla forza che la 3 sentirebbe solo se avesse interagito solo con la 1, più la forza sul corpo 3 se avesse interagito solo con la 2. Ok? Va bene? Allora, il fatto che le accelerazioni si possono
Vedete come l'esperimento vero può essere l'accelerazione che il corpo 1 sente nell'esperimento vero è la somma vettoriale dell'accelerazione che avrebbe un esperimento così e un esperimento così. Quindi si dice che questa è la sovrapposizione delle accelerazioni. Qua stiamo parlando di sovrapposizione delle forze, quindi se volete questo è il punto di partenza della fisica di Newton, è il fatto che le forze si possono sovrapporre in questo senso, cioè che la forza totale sulla 1 è uguale alla forza che avrebbe se interagiva solo con la 2 più la forza che avrebbe se interagiva solo con la 3. Vedete che posso sommare l'esperimento, la forza in un esperimento più la forza di un altro per avere la forza complessiva nell'esperimento vero. Quindi sto sovrapponendo, si parla di sovrapposizione delle forze o delle accelerazioni. Riferiamo questo pomeriggio alle 2, se non muoio prima.